Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Siamo alla scoperta del meraviglioso mondo dei giovani. Lei che è una veterana, cioè del stare davanti alle telecamere in realtà. Cioè 16 anni, ciao. Quindi veterana forse non è il termine giusto. Esatto. Tecla, ciao, benvenuta. Ciao, ciao, buongiorno. Sei abituata però a stare davanti alle telecamere, questo sì. Ma diciamo che questa settimana mi sta preparando, diciamo, mi sta aiutando, sì, sicuramente. Tu hai vinto Sanremo Young, sì. Quindi già hai partecipato a una competizione, sì, con tuoi coetanei e l'hai vinta, quindi sei già, diciamo, nello spirito della competizione, un po' di bagaglio alle spalle ce l'hai. Sì, diciamo di sì. E ieri è andata molto bene. È andata molto bene, inaspettatamente. Sono sorpresa, sono sorpresa ancora e felicissima. Proviamo a ripercorrere insieme, sì, ti chiedo uno sforzo, quel momento esatto. Ti sei esibita, sei lì con i tuoi colleghi al fianco, Amadeus sta per dire chi passerà, dicono il tuo nome, Tecla, e tu? Io non so se avete visto, la mia espressione è stata... Non è possibile. Io, allora, prima della mia esibizione mi ero messa il cuore in pace perché io stimo tantissimo Leo Giovanni in Via di Gioia, li seguivo da tantissimo e ho detto vabbè, andrà come andrà, io faccio di meglio, ma loro si meritano tantissimo perché sono bravissimi. Quindi ho fatto la mia esibizione abbastanza tranquilla e mi aspettavo che vincessero loro. Invece no, sono piacevolmente sorpresa. Ok, quindi il tuo percorso in questo Sanremo va avanti, vabbè, poi hai tutta una carriera che al di là di questo, certo, ovviamente, speriamo, potrà andare avanti. Andiamo su 8 marzo, il brano che abbiamo già conosciuto, che hai presentato, che parla di donne alle donne. Sì, parla della forza femminile in realtà. E dico sempre che mi piacerebbe che magari, non so, un giorno diventasse un inno da dedicare alle proprie figli, alle famiglie, alle amici, a tutti. Però... io faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma cosa ne sa una sedicenne? Certo. Con questa canzone io mi sono impuntata per poter cantare questa canzone a Sanremo. Voglio dimostrare alle persone, non dico naturalmente a te, ma che hanno giustamente dei pregiudizi sulle persone della mia età, che una ragazzina di 16 anni si rende conto di quello che succede intorno a lei e ha voglia di raccontare la verità. Pensi di arrivare alla tua generazione, ai tuoi coetanei con questo brano? Che è un po' fuori dai canoni, diciamo, sì, sai, si dice il 14enne, il 15enne ascolta la trap, ascolta il rap. Sì, ma io sono fermamente convinta che ci siano persone anche come me. E spero di arrivare non solo ai ragazzi della mia generazione, ma a tutti. Perché vedo, naturalmente me l'aspettavo, le critiche che stanno arrivando: ah, ma una ragazzina di 16 anni che canta un testo che neanche una cinquantenne canterebbe. E invece è proprio quello che voglio chiarire, che non è vero, perché capisco quello che succede intorno a me. Pensa che Rita Pavone ci ha detto più o meno la stessa cosa, cioè ha parlato di età anagrafica nel nostro salotto al contrario, cioè ha detto qui in Italia si guarda l'età anagrafica e su questo si parla, sì, della carriera dell'artista. Tu hai il problema inverso a quello che sta vivendo lei o a che ha vissuto, perché poi anche lei ovviamente ha spazzato via tutto e tu con la tua esibizione hai fatto lo stesso, insomma hai dimostrato che si può fare questo. Certo. Dopo Sanremo sappiamo già che ti vedremo in una fiction. Sì, 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 sì. Ad aprile o a marzo inoltrato, non so ancora bene la data, mi vedete protagonista, diciamo, una delle protagoniste, la mia famiglia protagonista, in una fiction che andrà in onda su Rai 1 e si chiama Vita in Fuga, con Anna Valle e Claudio Gioè. E quindi, Tecla, chi è? Cioè, sei centrata sulla musica, sei la ragazza che deve finire ancora le superiori, esatto, sei quella che vuol fare l'attrice... Allora, diciamo che anche questo è un po', io la chiamo idea italiana che le persone hanno di un artista, che poi io non mi definisco artista, no, ho 16 anni veramente, quindi non voglio essere una cosa sola, perché tutti siamo capaci di fare più cose contemporaneamente, recitare, cantare, studiare, leggere, sono cose che formano la mia persona e che mi piace fare, quindi
se ne ho la possibilità, perché no? Assolutamente sì, anzi, porta avanti, mi raccomando, questa che sembra una crociata, hai detto bene, perché in Italia funziona esattamente come hai descritto tu. Lo potremo chiedere ad Emma, che tanto sempre per fare dei confronti ha ricevuto critiche per il fatto che recita. È l'idea italiana, è l'idea italiana questa. Noi, però vediamo se riusciamo a cambiarla. Noi siamo molto contenti di aver conosciuto, anche se brevemente, tutte le sfaccettature di questa tua personalità, che comunque si sta ancora formando, perché magari ci ritroveremo qui fra 10 anni e tu ci parlerai di cose meravigliose che ti accadranno nel corso di tutti questi anni. Grazie per essere stata con noi. Mille. In bocca al lupo, ovviamente, per la serata che per te va avanti in questo Festival di Sanremo. Grazie mille, Tecla. Grazie mille. Ti chiedo anche un saluto per gli ascoltatori di Radio Bruno a quella camera. Un saluto da Tecla a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,